ombrelloni, lettini, sedia a sdraio e cabine oggi gratis, ma che i vidi snobbano la protesta del SIB, il sindacato degli stabilimenti balneari. Oggi a Salerno l'iniziativa del sindacato contro l'aumento dei canoni demaniali ha fatto flop. Secondo il segretario del SIB Confcommercio provinciale Antonio Civale, sono 1000 i vidi che rischiano la concessione perché non sono in grado di corrispondere canoni demaniali esorbitanti, originati dalla finanziaria 2007 che ha equiparato le pertinenze e i valori del mercato immobiliare. Edoardo Nigro, noto gestore di Ovido Salernitano, nonché vicepresidente del consorzio Riviera Salernitana, oggi a Salerno sembra non esistere questo sciopero indetto dal SIB. In effetti il 90% degli stabilimenti di Salerno aderisce alla Confesercenti, per cui sindacato della Confesercenti, per cui in effetti non aderendo alla Confesercenti a questa iniziativa non abbiamo avuto nessuna comunicazione da parte del nostro sindacato. Secondo lei è giusto perdere una giornata di lavoro per protestare contro le scelte del governo e dello Stato? Certamente, io avrei senz'altro aderito se fosse stato messo al corrente della, anche non aderendo al sindacato, al SIB. La crisi si fa sentire? Sì, la crisi si fa sentire, per cui notiamo già da qualche anno una diminuzione consistente delle presenze. D'altra parte turismo a Salerno si comincia a vedere qualche cosa adesso, qualche piccola cosa, però non è un turismo costituito da persone che si fermano sul posto e in effetti sono di passaggio. Il turismo sono persone che turistiche vengono a Salerno, si fermano un giorno e poi ripartono. Ma turismo vero e proprio, in modo tale da incrementare le presenze sui siti, non ce n'è. Se avessimo avuto anche una comunicazione, voglio dire, ripeto, anche non aderendo al sindacato, avremmo senz'altro aderito alla manifestazione.